Questo è del semplice ghiaccio con cui fare, ad esempio, degli ottimi cocktail. Ma semiscelato nelle giuste proporzioni con ulteriori elementi, durante la Seconda Guerra Mondiale avreste potuto proporre al primo ministro inglese un'opera molto particolare. Questa è la storia del progetto Abacook. Benvenuti o bentornati. Durante la Seconda Guerra Mondiale, uno dei problemi maggiori per gli alleati, in particolare per la Gran Bretagna, nelle prime fasi del conflitto, era la continua mattanza di convogli ad opera delle forze navali tedesche e, seppur in maniera minore, di quelle italiane, che nel tentativo di strozzare la resistenza inglese aveva cominciato ad attaccare in maniera sistematica i mercantili che andavano ad approvvigionare l'isola. L'asse poteva approfittare delle enormi distanze che i convogli erano costretti a percorrere e, sebbene non mancasse la presenza di navi armate a difesa dei preziosi carichi, l'aviazione era fondamentale per individuare eventuali minacce e per la sopravvivenza di queste missioni di approvvigionamento. L'uso di portaerei avrebbe potuto risolvere tale problema, ma all'affondamento della Courageous al largo delle coste irlandesi e un fallito attacco alla portaerei Ark Royal, proprio ad opera di sottomarini tedeschi, dimostrò però quanto potesse essere rischioso mettere in campo delle unità navali insostituibili nel breve periodo e dal costo estremamente elevato. Certamente vi era la possibilità di utilizzare complicati dispositivi di lancio simili a catapulte per aerei che sarebbero potuti decollare in questo modo in caso di necessità, ma fondamentalmente bisognava trovare un modo per proteggere quelle navi lungo la rotta tra Canada e Gran Bretagna. Proprio queste premesse furono probabilmente alla base dell'approvazione di Winston Churchill al progetto Abacook, un nome che fa riferimento a un versetto biblico, curiosamente spesso scritto nei documenti ufficiali in maniera errata dal vero protagonista della nostra storia, lo scienziato britannico Geoffrey Pike. Nato nel 1893, londinese, ebreo, è rimasto orfano di padre in tenera età. Pike aveva alle spalle un passato turbolento che lo vide prodigarsi attivamente nella lotta alle dittature dell'epoca. In particolare, durante la Guerra Civile Spagnola, come sostenitore della Repubblica, riuscì ad organizzare l'invio di ambulanze ed altri mezzi di trasporto costruiti partendo da rottami di automobili. La sua mente produttiva diede inoltre esempio di lungimiranza, vedendo nei palloni da sbarramento aereo una sorta di radar, per così dire grezzo, che attraverso l'applicazione di microfoni avrebbe reso possibile individuare aerei in avvicinamento. Non stupisce perciò che lo scienziato venne chiamato negli Stati Uniti per organizzare un'unità concepita per le operazioni militari in ambienti invernali estremi, come ad esempio in Norvegia. Pike riteneva che una piccola forza di soldati molto mobile poteva attirare l'attenzione di molti nemici su di sé. E a tale scopo suggerì l'uso di una sorta di slitta che doveva trovare la mobilità ricercata attraverso dei cilindri a spirale che l'avrebbero fatta muovere attraverso il terreno innevato. Non senza difficoltà, infine, prese forma il progetto Aratro, un'operazione condotta dallo stesso Pike con un veicolo scelto per lo scopo, che infine fu il cingolato canadese M29 Weasel, ovvero il Donnola, che venne schierato non in Norvegia, ma più a sud, in Italia. Gli studi e la fama dello scienziato lo portarono a scontrarsi nuovamente con questioni legate al freddo, questa volta in particolare il modo di prevenire il congelamento degli scafi delle navi che si trovavano a dover affrontare le rigide temperature dell'Artico. Le sue ricerche produssero un memorandum di 232 pagine, dove Pike suggeriva un certo numero di usi del ghiaccio e dell'acqua sottoraffreddata. Tra queste pagine spiccava la costruzione di una portaerei gigantesca in ghiaccio, che poteva essere mantenuta solida in maniera naturale o artificiale. La cosa più interessante è che la portaerei, forse più simile ad una piattaforma gigantesca che a una nave, avrebbe potuto essere, oltre che economicamente conveniente, capace di far decollare velivoli pesanti che non avrebbero potuto trovare lo spazio di decollo necessario sulle portaerei convenzionali. Provate solo a immaginare cosa sarebbe potuto significare, ad esempio nel Teatro del Pacifico, non dover conquistare ogni singola isola in mano giapponese per poter costruire
costruire campi di aviazione per i possenti B-17, B-24 o in ultimo i B-29 come l'Enola Gay. Pike non era il primo a suggerire un punto di sosta per aerei, galleggiante ed in mezzo all'oceano, e neppure il primo a suggerire che una simile isola fosse di ghiaccio. Lo scienziato tedesco Goecke di Vandenberg propose per primo l'idea nel 1930 ed effettuò addirittura alcuni esperimenti preliminari nel lago di Zurigo. Nel dicembre 1942 il primo ministro Churchill emanò una direttiva secondo la quale le ricerche sul progetto dovevano essere portate avanti con la massima priorità. Ma ci si rese conto che non sarebbe stato possibile ricavare uno scafo da dei semplici iceberg come inizialmente ritenuto. Fu quindi rivoluzionaria l'idea di adoperare un altro tipo di materiale e nel 1943 il progetto assunse una nuova forma. Pike era stato informato da un rapporto dei suoi scienziati che avevano creato delle lastre di ghiaccio molto resistenti utilizzando polpa di legno mescolata ad acqua, ovviamente poi facendola raffreddare. Il materiale composito era conosciuto inizialmente come picolite, ma successivamente, e mi si perdoni la pronuncia, fu battezzato picrite. Dopo aver condotto ulteriori esperimenti presso una macelleria del mercato di Londra, i membri dello staff di Pike trovarono la giusta miscela tra l'acqua e la polpa di legno, in grado di generare una lastra di ghiaccio, a parità di peso, resistente quanto il cemento. La portaerei quindi sarebbe stata lenta, con una velocità inferiore ai 20 km orari, ma avrebbe garantito un'ottima protezione da bombe e siluri. Tuttavia, vennero richieste ulteriori specifiche nel tempo, come ad esempio l'uso di impianti di refrigerazione per mantenere lo scafo ad una condizione ottimale. Fu presa la decisione di costruire un modello su larga scala presso il Parco Nazionale di Jasper, in Canada, per poter esaminare le tecniche di isolamento e di refrigerazione e per vedere soprattutto come la picrite avrebbe resistito ai colpi d'artiglieria e agli esplosivi. Un piccolo prototipo di 18 metri per 9 venne così costruito presso il lago Patricia, con un peso di 1000 tonnellate e mantenuto congelato da un piccolo motore da un cavallo. Piccola curiosità, il lavoro venne compiuto da inconsapevoli obiettori di coscienza ai quali non fu svelato cosa stavano costruendo, per ovvi motivi. Una volta ultimato quel piccolo prototipo, che vi svelo già da subito sarà l'unico, ci metterà 3 anni per sciogliersi. Nonostante la fiducia ai materiali forniti inizialmente, purtroppo per Pike e per il suo staff, il progetto Habakkuk non vide la luce, infatti, a causa dei costi e per le difficoltà che ad un certo punto lo fecero diventare obsoleto. La tecnologia aveva permesso di ampliare notevolmente l'autonomia dei velivoli e, non di meno, l'andamento della guerra non necessitava più di una piattaforma come quella sognata da Pike. Nonostante l'affondamento virtuale della sua portaerei, Pike provò a proporre nuovi utilizzi bellici di quel materiale a suo avviso rivoluzionario. Ora come costruzione rapida a difesa negli sbarchi alleati, ora come arma per bloccare i nemici. Dopo la guerra tentò di dare seguito alle sue molte idee, come ad esempio quella ecologica di muovere vagoni ferroviari con l'energia umana, con meccanismi a pedali, nella convinzione che in Europa ci fosse più abbondanza di zucchero che disoccupazione, di quanta invece ce ne fosse di carbone. Tuttavia le sue idee divennero oggetto di scherno ed evidentemente frustato, il povero Pike si tolse la vita nella sera del 21 febbraio 1948. Il Times, con un necrologio, scriverà: «La morte di Geoffrey Pike elimina una delle più originali, anch'esse poco conosciute, figure del secolo attuale». Se volete approfondire vi lascio in descrizione tutto il materiale che ho utilizzato per questo video. Detto questo, io vi invito a compiere tutte quelle azioni per permettere a questo progetto di divulgazione di crescere, lasciando un mi piace al video, condividendolo e facendomi sapere la vostra qua sotto con un commento. Noi ci vediamo come sempre presto con nuove storie dalla storia. Ciao!